Prima dell'escursione alle due isole, una pausa caffè. Nicoletta, che cosa stai gustando? Sto gustando una fritola veneziana. Si tratta di una frittella di pasta lievitata e risale al periodo rinascimentale, quando i fritolieri le preparavano agli angoli delle strade. Io ne ho scelta una farcita al pistacchio. Procedo all'assaggio. Una vera prelibatezza. Oggi escursione a Murano e Burano. Se volete stare tutto il giorno vi consiglio i traghetti da Santa Lucia, dalla ferrovia, con le linee dei vaporetti numero 3, 13, 4.1 e 4.2. Se avete tempi più ristretti potete optare per una visita guidata in 3 ore che vi porta alla visita delle due isole. Avanti a sinistra l'Arsenale di Venezia. Siamo a Murano, l'isola più famosa della laguna di Venezia, è famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Sembra di trovarsi in una Venezia in miniatura, tra case variopinte e piccoli canali di acqua. Consiglio per gli acquisti. Per riconoscere il vetro di Murano, controllate il sigillo anticontraffazione. Sul prodotto si appone il classico marchio Vetro Artistico Murano. Vi farò vedere le due tecniche principali per la lavorazione del vetro. La prima, la più antica tecnica soffiata, e il maestro vi farà vedere un vasetto. Ed ecco qua, bravo maestro! Siamo a Burano, un'altra isola della laguna situata a nord di Venezia e famosa per la lavorazione dei merletti e per le case dai colori accesi. La leggenda narra che i pescatori dipingessero le case con i colori così vivaci per renderle visibili nelle giornate di nebbia. Assaggiamo anche i bussolari.
tipici biscotti di Burano a base di vaniglia o limone.